Buongiorno ragazzi, oggi sveghiamo la lezione numero 21. Il titolo di questa lezione si chiama Lo sviluppo dei trasporti e delle vie di comunicazione. Anche in questa lezione parliamo del canale di Suez. Allora, cominciamo. Lo sviluppo dei trasporti. Lo sviluppo dell'industria siderurgica, cioè l'industria del ferro e dell'acciaio, ha favorito, cioè ha causato lo sviluppo del trasporto ferroviario. Trasporto ferroviario, cioè il trasporto con i treni. Capiamo che lo sviluppo del trasporto ferroviario è successo grazie allo sviluppo dell'industria siderurgica. E così le ferrovie sono diventate il principale, cioè l'essenziale mezzo di comunicazione, cioè il principale via di comunicazione in questo periodo. Le grandi linee ferroviarie, come la prima ferrovia transcontinentale, cioè ferrovia attraversa da un continente all'altro. Negli Stati Uniti d'America sono stati costruiti alla fine dell'Ottocento. Adesso parliamo dell'importanza del trasporto ferroviario. Il grande sviluppo del trasporto ferroviario ha facilitato, cioè ha aiutato il commercio, e così il trasporto ferroviario è diventato un potente, cioè un forte elemento per accelerare lo sviluppo economico. Il verbo accelerare, cioè aumentare la velocità. Questa è l'importanza del trasporto ferroviario. Continuiamo. Lo sviluppo dei trasporti marittimi. Trasporto marittimo, cioè il trasporto attraverso il mare. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il mare rappresentava, cioè il mare si considera l'unica via, cioè il solo mezzo di comunicazione per merci e persone. Per spostarsi da un continente all'altro, il verbo spostarsi significa muoversi o viaggiare da un continente all'altro. Lo sviluppo industriale e il commercio internazionale richiedevano, il verbo richiedere, cioè bisognare, una riduzione, cioè una diminuzione dei tempi di trasporto delle merci. I viaggi intercontinentali, cioè i viaggi tra i continenti, venivano effettuati. Il verbo effettuare, cioè realizzare o fare, via mare, cioè attraverso il mare, alla fine dell'Ottocento. L'innovazione tecnologica nella produzione d'acciaio e metalli ha permesso, cioè ha consentito un grande sviluppo dei cantieri navali. I cantieri navali significa il luogo in cui si fanno o si costruiscono le navi. Continuiamo. Adesso parliamo dello sviluppo delle vie di comunicazione. Per i trasporti marittimi è stata importante la costruzione di canali artificiali. I canali artificiali significa canali fatti dall'uomo. Ma qual è l'importanza di questi canali? Questi canali si sono accorciati le distanze, cioè si sono fatti più corti le distanze e si sono facilitati gli scambi commerciali. Questa è l'importanza di questi canali. Vediamo che nel 1895 è stato completato, cioè è stato costruito il canale di Kiel in Germania. Ma qual è l'importanza di questo canale? Il canale di Kiel ha collegato tra il Mar Baltico e il Mar del Nord. E nel 1914 è stato aperto il canale di Panama, che ha messo in comunicazione, cioè ha collegato tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Continuiamo. Nel 1869 è stato aperto il canale di Suez in Egitto, che in poco tempo ha permesso di rendere più brevi i traffici, rendere più rapidi i traffici, cioè
i movimenti di mezzi di trasporto e di merci trasportate tra l'Oceano Atlantico settentrionale, cioè che si trova nel nord, e il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano. E quindi, dopo la costruzione del canale di Suez, vediamo che il Mar Mediterraneo è diventato un'importante via di comunicazione tra l'Occidente e l'Oriente, cioè tra l'Ovest e l'Est. Così abbiamo finito, spero che la lezione sia stata utile per voi e buona giornata. Ciao!